guns are the number one killer of children in the United States. Negli ultimi anni, negli Stati Uniti, ci sono stati più ragazzi morti durante sparatorie nelle scuole che agenti in servizio. Il 2022 è tra gli anni più sanguinosi mai registrati nel paese. L'ultima strage è avvenuta a Chicago il 4 luglio, durante il giorno dell'indipendenza. Un ragazzo di 20 anni ha ucciso 7 persone. Si tratta della sesta sparatoria di massa in 7 settimane. Il bilancio della prima metà dell'anno è tragico. Sono 51 le vittime di sparatorie di massa. Molte di più di quelle registrate nel 2021 e nel 2020, dove rispettivamente ci sono state 42 e 9 vittime. Fino ad ora l'anno più sanguinoso è stato il 2017, con 117 morti registrate a fine anno. Durante la cerimonia alla Casa Bianca per la firma del Safer Communities Act, la nuova legge per il controllo delle armi da fuoco, il presidente Joe Biden ha espresso dolore per le vittime degli attentati, assicurando maggiore impegno per fermarli. Ma a che punto siamo? Questa legge ha ottenuto un sostegno bipartisan, rappresentando un progresso reale nella lotta alle armi da fuoco, anche se, come ha sottolineato Biden, non comprende tutte le azioni per limitare la violenza, tra cui, per esempio, il divieto delle armi d'assalto e il controllo universale sugli acquirenti. Al Senato la legge ha ottenuto tra i più ampi sostegni degli ultimi decenni. Hanno votato a favore 65 senatori, tra repubblicani e democratici, 33 i contrari. Si tratta della prima riforma sul tema dal 1994. La nuova legge stanzia 15 miliardi di dollari, che aiuteranno su diversi fronti. Primo fra tutti il rafforzamento dei controlli sugli acquirenti di armi al di sotto dei 21 anni, ma anche fondi per finanziare programmi di salute mentale e per rafforzare la sicurezza nelle scuole. Questi incentivi aiuteranno gli stati a mettere in atto e far rispettare la Red Flag Law, ovvero gli ordini che consentono di togliere le armi alle persone segnalate come pericolose, per sé o per gli altri. E la vietano anche ai partner coinvolti in abusi domestici. Il Safer Communities Act rafforza anche le sanzioni per coloro che acquistano un'arma per qualcun altro, aggirando i requisiti di licenza e in generale il traffico di armi. Questa legge può essere davvero una soluzione. Nel mondo esistono alcuni esempi simili che hanno avuto riscontri positivi. Tra il 1996 e il 1997 l'Australia ha risposto al problema della violenza armata con il pugno di ferro, sequestrando circa 650.000 armi private. Secondo una stima accademica si trattava di circa il 20% delle armi private nel paese. Uno studio dell'Università di Sydney del 2018 ha rilevato come questa legge sia stata incisiva. Nei 18 anni precedenti al 1996, l'Australia ha registrato 13 sparatorie di massa, con un numero di vittime superiore a 5. Negli ultimi anni, invece, questi eventi si sono drasticamente ridotti, diventando uno solo nel 2019. Il riacquisto di armi da parte del governo australiano ha salvato vite, riducendo omicidi e suicidi. Ma nonostante le differenze culturali e politiche tra i due paesi, questo sistema potrebbe applicarsi agli Stati Uniti. Probabilmente bisogna attendere nuove riforme e azioni politiche anche più impattanti. Tieniti aggiornato sulle notizie più importanti dall'Italia e dal mondo, sulla nostra app e sul nostro sito. Segui i nostri canali social per tanti contenuti esclusivi.